Rieccoci qua, io sono Nidu e bentornati su... Devo farlo per forza? Cioè, fa parte del mio contratto fare questa cosa? Sì. Perché? Perché nell'ultimo periodo su TikTok ti sei lasciato un pochino andare. Ah. Davvero? Beh, sì, visto che tre quinti dei tuoi TikTok sono contro il gioco. Boh, fermo un attimo. Cos'era quella scritta? Ah, sono i miei nuovi poteri satanici. Ti piacciono? Guarda cosa so fare. E leva sta roba! Rischi di essere associato unicamente a questo argomento, perdendo credibilità come recensore e come critico. Quindi è tipo una punizione? Sì. Così io imparo la lezione? Sì. Tu lo sai che di solito sono io a punire gli altri? Sì. Ok. Top 5 skin di Fortnite più rare. Prego. Non so se lo sapete, ma a quanto pare nel mondo esiste un vero e proprio mercato per le skin di Fortnite. In base alla loro rarità, alla data di uscita e al metodo per ottenerle, le skin di Fortnite guadagnano un certo valore monetario, dando il via quindi al collezionismo più sfrenato. E dopo attente analisi, qualche ricerca, dopo aver spulciato qualche forum e fatto due calcoli, sono qui per presentarvi... Con immenso piacere la top 5 delle skin di Fortnite più rare. Sigla! Questa skin è apparsa circa un anno fa nello shop di Fortnite al prezzo di 1200 V-Bucks. Perché è così rara, vi chiederete? Ci penso io. Da allora, a distanza di un anno, non è più apparsa nello shop, guadagnando così una bella notorietà e diventando un pezzo da collezione. Ma tanto voi fondamentalmente cosa ve ne frega? Beh, vabbè, scusa, andiamo avanti. Questa skin era disponibile tramite l'acquisto di PlayStation 4 e Fortnite soltanto in Europa. Quindi non solo era difficile da ottenere, ma era anche legato a una piccola zona del mondo. Questa skin è talmente rara che è valutata tra i 30 e i 100 dollari. Ma chi cazzo prendiamo in giro? Questa skin risale addirittura al primo pass battaglia e all'epoca le cose erano un pochino diverse. Ottenibile da livello 15 era necessario anche acquistarla tramite V-Bucks, perciò doppio metodo per ottenere la skin. Ovviamente non è più apparsa nello shop, guadagnando così un bel valore monetario. È praticamente identica a Militare Assalto Aereo. L'unica cosa è che anziché essere disponibile a livello 15, era disponibile a livello 20. Ovviamente ancora più difficile da ottenere, è mai apparsa nello shop. Questa skin era già rara da ottenere all'epoca. Era disponibile per tutti coloro che, dopo aver acquistato un Galaxy Note 9 o un Tab 4, passarono a Fortnite su Android. Questa skin è talmente tanto rara che vale la bellezza di 250 dollari, ma che cazzo stiamo dicendo? Quale sano di mente spenderebbe 30, 100, 250 dollari? Per cosa? Per un recolor? Ascoltate, Togliamoci il pensiero. Molti dicono che io me la prenda col gioco perché lo odio e così via. Non è vero. Tutto quello che dovevo dire su Fortnite l'ho già detto. Semplicemente non è tutto sto gran gioco. Mi annoia delle volte. Ci gioco, ma non mi piace. Ci gioco a tempo perso. Quello che non riesco a concepire è questa forma di divismo che si è generata attorno a un gioco che fondamentalmente non vale tutto sto granché. Ci sono dei bambini che delle volte vengono da me e mi dicono: "Ah, io ho speso 200-300 euro su Fortnite". Ma che cazzo stiamo dicendo? Io non ce l'ho col gioco, per carità di Dio. Io ce l'ho con questa generazione di Fortnite Kid, che per chi non lo sapesse sono quei bambini che venerano Fortnite, manco fosse Arceus sceso in terra, e che spendono e spendono sti soldi per il nulla. E molti mi dicono: "Ma i soldi sono miei, ci faccio quello che voglio". Non è vero un cazzo, non sono vostri. Quei soldi che voi andate a spendere per il nulla sono soldi dei vostri genitori. Ora, io ho 20 anni, studio, ogni tanto lavoro, faccio videomaker quando posso, e quindi io conosco
il valore dei soldi. Un dodicenne brufoloso con i primi baffetti non lo sa questa cosa, non la conosce questa cosa, non sa cosa sono i soldi. Monopoli? Probabilmente sì, non sa cosa sono i soldi. E quindi ciula la carta della madre e va a comprarsi la skin di Black Manta. Chi cazzo è Black Manta? Non interessa a nessuno! È una cosa che non capisco. Quello che io non capisco è questo continuo investire soldi per delle cose che fondamentalmente non hanno valore, ma vengono acquistate perché sono di moda, perché è il gioco del momento. Ma il collezionismo su dei recolor del tuo personaggio, su un gioco che, diciamocelo, sta morendo da tipo un anno, è lì in agonia, non ha senso, non ha senso. E io non cambierò mai la mia opinione. Prima di ogni cosa, io sono una persona che recensisce e sono un critico, e come tale io prendo la cosa in questione, la analizzo e dico la mia opinione indipendentemente da quello che pensa la gente. E spendere tutti questi soldi per un gioco che fondamentalmente non li vale, non ha senso. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è stato così ditemelo qua sotto nei commenti, lasciate un bel pollice in su e soprattutto iscrivetevi. E detto questo, con un banff vi saluto, io adesso vengo a menarti. No, aspetta qua. Non mi interessa. Vieni, fermo. Non voglio vedere Justice League. Fermati.